ragazza colpita da meningite è una tredicenne che era in vacanza al Lido di Camaiore. La ASL raccomanda il vaccino a chi ha frequentato gli stessi ambienti della giovane tra il 22 agosto e il 2 settembre. Minacce di morte al sindaco del DOC e intimidazioni al primo cittadino di Camaiore sulla vicenda del parcheggio a pagamento all'ospedale. Del DOC ha rifiutato la scorta. Il mercato non può rimanere in centro. L'assessore Lemucchi risponde alle perplessità di alcuni operatori sul trasferimento degli ambulanti dai bacchettoni alle tagliate. Scoppia il caso Viglione, si dimette il primario del punto nascita di Varga, il sindaco Bonini chiede spiegazioni alla ASL. Lo sport, cassa di risparmio di Lucca Lucchese, il legame si rafforza, ampliato il rapporto di sponsorizzazione dell'istituto di credito cittadino nei confronti della gloriosa società rossonera. Oltre al settore giovanile, la partnership coinvolge anche la prima squadra. Jessica Pieri vuol far l'americana, la 18enne tennista lucchese scenderà in campo tra poche ore nel prestigioso torneo Open Juniores a New York. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo del nuovo caso di meningite che è stato riscontrato al Lido di Camaiore. La scorsa primavera, vi ricorderete, si parlò molto dei casi di meningite che sembravano aumentare in Toscana, poi c'è stato un calo, adesso questo nuovo caso riscontrato appunto sulla costa. Sentiamo i servizi. Al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia è stato riscontrato un caso di meningite di tipo C in una ragazza di 13 anni in vacanza al Lido di Camaiore. La giovane è stata trasferita al Meyer di Firenze, dove è attualmente ricoverata con un quadro clinico stabile. La ASL 12 ha immediatamente attivato i protocolli di profilassi rivolti a tutte le persone che sono venute a stretto contatto con la ragazza negli ultimi 10 giorni, cioè a partire dal 22 agosto. La profilassi prevede la somministrazione di un antibiotico e si rende necessaria solo per familiari, conviventi e amici con cui la ragazza ha svolto attività a stretto contatto fisico. Per coloro che non sono stati a stretto contatto con la ragazza, ma comunque ne hanno condiviso spazi comuni, è consigliabile la somministrazione del vaccino. Si invitano pertanto coloro che hanno frequentato con regolarità il bagno Cristallo e il bagno Marusca di Lido di Camaiore tra il 22 agosto e il 2 settembre a rivolgersi al proprio medico per effettuare le opportune verifiche per l'eventuale somministrazione del vaccino, non obbligatoria ma fortemente raccomandata. I medici operanti sul territorio sono già stati adeguatamente informati sulle modalità di intervento. Diamo anche una buona notizia, un sedicenne viareggino è uscito dal coma dopo 10 giorni di ricovero all'ospedale di Livorno, dopo la caduta con lo scooter in seguito ad uno scontro con un'auto in via di Montramito. La notizia è stata resa nota dalla madre, che ha voluto anche ringraziare i medici e tutti quelli che sono stati vicino al figlio. Il ragazzo torna quindi all'ospedale Versilia, da dove si spera possa tornare definitivamente a casa il prima possibile. Rimaniamo però sul territorio di Camaiore, perché in queste ultime ore è saltata fuori una vicenda di minacce di morte nei confronti del primo cittadino di Camaiore, il sindaco Alessandro Del Dotto. Ce ne parla Federico Conti. Minacce di morte al sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. I fatti risalgono a oltre un anno e mezzo fa, quando all'ufficio protocollo del comune viene depositata una lettera anonima redatta a mano con su scritte ingiurie, offese e minacce di morte rivolte al primo cittadino, ai suoi amici e ai suoi familiari. Una vicenda oscura e inquietante, tenuta nascosta a tutti fino ad oggi dallo stesso sindaco per non turbare la serenità dei familiari. L'autore del gesto non è mai stato individuato, nonostante le indagini partite dopo la denuncia ai carabinieri da parte del primo cittadino, che ha rifiutato di avere la scorta da parte della polizia. Il contesto era quello delle scelte da fare sul parcheggio dell'ospedale Versilia, quindi si parlava appunto di parcheggio a pagamento in, come dire, come soluzione per eliminare l'abusivismo che a quel tempo veleggiava nei parcheggi dell'ospedale. Io, che tra l'altro paradossalmente ero uno dei più incerti e tra l'altro dei più contrari a questa soluzione, però ricevetti appunto l'unico questa pesante lettera di minacce, perché mi si additava come uno dei responsabili
principali di questa soluzione. La notizia della lettera minatoria arriva in una fase delicata per Del Dotto, oggi sempre più nel mirino di oppositori e contestatori, con frequenti offese e provocazioni sul piano personale, ricevute anche nei giorni scorsi sui profili Facebook e Twitter, per le quali il sindaco sta pensando di sporgere querela. Le minacce sono un po' il battesimo di fuoco e la riprova che molti dei cambiamenti che stiamo facendo sono cambiamenti giusti, che incontrano delle resistenze che però non possono chiaramente esprimersi in questo modo e non possono avere ad oggetto ovviamente la persona del sindaco o di chi che sia amministratore. Andiamo a Lucca. Il comune conferma che si farà il trasferimento del mercato settimanale da via dei Bacchettoni a piazzale Don Baroni, alle Tagliate. Vediamo. Il mercato settimanale di Lucca non può rimanere in via dei Bacchettoni, lo dice l'assessore al commercio Giovanni Lemucchi, rispondendo alle perplessità sollevate da alcuni operatori sul prossimo trasferimento del mercato nel rinnovato spazio di piazzale Don Baroni, alle Tagliate. In centro storico ci sono problemi di sicurezza, di accessibilità dei mezzi di soccorso e inadeguatezza di allacci elettrici e dell'acqua. Oltre a problemi di traffico, dice ancora l'assessore, in particolare durante il periodo scolastico. L'area delle Tagliate, aggiunge Lemucchi, sarà invece attrezzata ed avrà a disposizione 3 aree di sosta gratuita. Lemucchi sottolinea che la scelta delle Tagliate è stata condivisa dal Comune nelle sedi competenti, in particolare la Commissione Mercato, e l'amministrazione è pronta a collaborare con gli addetti anche nella fase del trasloco, in modo che questo avvenga nel miglior modo possibile. La prossima settimana è in programma un incontro di concertazione con le categorie economiche e le organizzazioni sindacali. La Questura di Lucca ha rintracciato e arrestato Wadis Aboufaris, 30 anni, marocchino, che la sera del 31 agosto aveva ferito gravemente con una bottigliata un connazionale dentro Porta San Pietro. Subito dopo l'aggressione, motivata dalla mancata concessione di una sigaretta, il giovane era fuggito. È stato intercettato sulla via per Camaiore ed è risultato che ha numerosi precedenti per vari reati. Adesso l'uomo si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Torniamo sulla costa a Capezzano, dove c'è stato un pericoloso incendio. Ce ne parla Massimo Mazzolini. Un boato violento, poi una lunga colonna di fumo nero che ha spaventato molti abitanti nella campagna di Capezzano, nei pressi della stazione ferroviaria. L'incendio, le cui cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Capezzano, ma molto probabilmente potrebbe trattarsi di fiamme dolose, era visibile anche da Viareggio con una grossa nuvola di fumo nero. Il fuoco è iniziato verso le 16, a esplodere è stata una bombola del gas e sono andate distrutte dalle fiamme una serie di casette in legno dove venivano custodite attrezzi vari. Ho chiamato i miei parenti e hanno detto: oh, dal ponte ci vede una fuata lì. E allora hanno chiamato, hanno detto: sì, ci hanno appena chiamato. E difatti. Complessa la ricostruzione dell'accaduto che ora aspetta i carabinieri della stazione locale. Le origini dello scoppio restano infatti ancora in fase di accertamento. Non è possibile, almeno al momento, escludere alcuna traccia. Tutto potrebbe essere stato scatenato da una scintilla o da una perdita, ma non si può non prendere in considerazione anche l'eventualità dell'azione da parte di qualcuno. Quando ora si farà qualche indagine, si vedrà. C'erano delle bombole di gas? La vede, se gira la telecamera, la vede anche lei. Cioè, sono esplose. Una è saltata, una sì, una è scoppiata e una è sempre lì. Danni sono ingenti. Non so che materiali c'era dentro. Sul posto, oltre alla polizia municipale per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente nessun ferito e nessun danno alle abitazioni vicine. Signora, lei ha avuto paura visto che abita accanto? Sì, sì, certamente. Avete avuto danni voi? No, no, no. I danni provocati dalla deflagrazione e dall'incendio sono in fase di accertamento. I carabinieri di Camaiore hanno arrestato Benedetto Biagini, 60 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un'attività di indagine, i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione di Biagini, dove hanno rinvenuto 8 piante di cannabis del peso complessivo di 1,3 kg. Le avete viste nella foto, una dose di hashish,
vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. Ci spostiamo adesso in Mediavalle del Serchio, a Barga, perché è scoppiata la polemica sulle dimissioni del primario del punto nascita e adesso il Comune, ma non soltanto il Comune, chiede spiegazioni alla ASL numero 2. A Barga scoppia il caso delle dimissioni del primario del punto nascita dell'ospedale Vincenzo Viglione, rese note mercoledì dalla ASL, che ha pure annunciato il sostituto, il dottor Mario Nuzzi. Il sindaco di Barga ha subito reagito. Viglione è un ottimo professionista, molto stimato dalla comunità, ha detto Marco Bonini. Non vorrei si trattasse di una manovra per depotenziare l'ospedale barghigiano. Se si trattasse di questo, ha concluso il primo cittadino, le nostre comunità si opporranno in tutti i modi. La reazione però non finisce qui, perché il presidente dell'Unione dei Comuni, Andrea Bonfanti, ha annunciato entro settembre una riunione congiunta dei consigli comunali della Mediavalle sul tema della sanità. Si sono fatti sentire anche i consiglieri regionali Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, che hanno parlato di modalità non trasparenti adottate da parte del primario di Lucca Gianluca Bracco e del commissario di Area Vasta Maria Teresa De Lauretis nella riorganizzazione del punto nascita. I due consiglieri hanno chiesto l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi. La ASL ha cercato di stemperare le polemiche, rispondendo che niente cambia nell'organizzazione della struttura barghigiana e che anzi l'azienda si impegnerà a promuovere l'attività del punto nascita. Ci spostiamo adesso a Villa Basilica. Sabato sera l'appuntamento con l'ormai tradizionale sfilata di moda giunta alla sua 10ª edizione. La sfilata Moda sotto le stelle di Villa Basilica compie 10 anni. E la serata del decennale, in programma sabato prossimo, 5 settembre, con inizio alle 20:30, si preannuncia degna del prestigioso traguardo. L'evento venne ideato nel 2006 dal gruppo parrocchiale di Villa Basilica per contribuire al restauro delle opere della Pieve Romanica che domina Piazza Vittorio Veneto, suggestivo scenario della manifestazione. E la serata di moda si è ripetuta per un decennio, grazie all'impegno del gruppo parrocchiale che è riuscito così a compiere importanti lavori sui locali a servizio della Pieve. In questi 10 anni sono state ristrutturate la canonica, le porte, le finestre, sono stati fatti questi lavori, il giardino. Si ringrazia anche tutti quelli che ci hanno dato una mano a portare avanti questa serata. E si invita tutte le persone che vengono a vedere questo spettacolo, che è un bello spettacolo. La sfilata sarà dedicata alle tendenze per l'inverno 2016 e in passerella saliranno molti giovani e giovanissimi di Villa Basilica e dintorni che presenteranno le nuove collezioni e i look di tendenza per la prossima stagione. Ma il divertimento è assicurato grazie anche alla musica e allo spettacolo, con il cantante Thomas Grazioso, che è stato protagonista della trasmissione Amici di Maria De Filippi, e con il cabarettista Antonio D'Ausilio, arrivato alla notorietà nel circo di Zelig in coppia con Michele Caputo. L'ingresso a Moda sotto le stelle è a offerta libera. Parcheggio e servizio navetta gratuiti da Guzzano a Villa Basilica. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata domenica 6 settembre. Loredana Bertè in concerto sabato 12 settembre alle 21:30 al Teatro della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L'incasso dello spettacolo della celebre cantante romana andrà a favore del Pietrasanta Calcio del presidente Carlo Ciaponi, che anche quest'anno parteciperà al campionato di eccellenza. L'evento è organizzato da Gabriel, nuovo co-vicepresidente della società Bianco Celeste. Torniamo a Lucca, tra pochi giorni parte la 3ª edizione del Boccherini Open Gold, concerti e masterclass promossi dall'Istituto Musicale. Per il 3º anno consecutivo l'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini promuove Boccherini Open Gold, il festival dei grandi artisti che per il mese di settembre alterna concerti, masterclass e laboratori di formazione di alto livello con ospiti di fama internazionale. L'iniziativa è stata presentata dal direttore del Boccherini Giampaolo Mazzoli, dal presidente Paolo Cattani, dal sindaco Alessandro Tambellini e da Maido Castiglioni, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, che anche quest'anno sostiene l'iniziativa.
Tra gli appuntamenti in programma, il 9 settembre il recital del violinista Demetrio Comuzzi, accompagnato al pianoforte da Anna Maria Curti Giardina, e l'11 settembre il concerto del soprano Yuka Nakao. L'orchestra dell'Istituto Boccherini, diretta dal maestro Giampaolo Mazzoli, sarà protagonista dello straordinario concerto del 27 settembre, durante il quale saranno interpretate la Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Schubert e il Concerto numero 3 in Do minore per pianoforte e orchestra di Beethoven. Tutti i concerti si svolgeranno nell'auditorium dell'Istituto Musicale in Piazza del Suffragio ad ingresso libero. Il programma completo della manifestazione è pubblicato sul sito boccherini.it. È tutto per la cronaca, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo passiamo allo sport.